un primo tempo da dimenticare, non siete riusciti a costruire nulla di particolare, nel secondo tempo avete creato forse troppo rispetto al primo tempo. Cosa è cambiato e cosa vi è mancato anche per portare punti a casa? Ma io penso che all'inizio abbiamo un po' subito l'inizio del campionato, proprio l'agitazione della prima partita e soprattutto il loro approccio molto rognoso, molto aggressivo. Noi siamo una squadra a cui piace giocare il pallone con calma, loro invece erano molto aggressivi, l'hanno messa subito sul piano fisico e della cattiveria agonistica, infatti diciamo che era piuttosto maschia la partita. Nel secondo tempo ci siamo un po' tranquillizzati, siamo andati più volte vicino al pareggio prima e poi al controsorpasso, ma il portiere loro è stato molto bravo, devo dire. Insomma, una partita combattuta, avete iniziato la vostra Open A, cosa vi aspettate da questa stagione? Noi ci aspettiamo di lottare per la prima posizione, siamo qua comunque neopromossi ma da tanti anni che giochiamo, quindi siamo una squadra compatta di amici che puntiamo sicuramente a vincere e non ci nascondiamo, quindi oggi è andata così ma dalle prossime cambieremo marcia e saremo pronti per andare a lottare per le prime posizioni. Dovete ripartire dal secondo tempo, dovete ripartire anche da che cosa? Quali sono gli spunti da cui partire? Oggi eravate in 8 e questo è il Real Afori che ci aspettiamo quest'anno oppure ci sarà qualcosa di nuovo? No, questo è sicuramente un punto su cui dobbiamo lavorare, abbiamo una panchina troppo corta, i giocatori ci sono ma molti oggi non erano presenti per vari motivi, familiari, mi cade il coso addosso, però diciamo che la panchina c'è, bisogna soltanto rodare, ingranare parte atletica e poi saremo pronti per lottare. Grazie mille, in bocca al lupo.